Ciao a tutti, oggi parliamo del Vaticano. Come vi dicevo in uno dei video precedenti, molte persone nell'ultimo periodo si chiedono: ma perché il Vaticano si sta occupando proprio nell'ultimo periodo di UFO, alieni e apparizioni? Perché lo sta facendo proprio adesso? Il Vaticano, c'è scritto nell'articolo che oggi voglio condividere con voi, il link lo troverete giù nella info, e giù nella info troverete anche il link per venirmi a trovare sul mio secondo canale. C'è scritto che il Vaticano è sempre stata un'istituzione avvolta nel mistero. Recentemente ha fatto notizia, diciamo così, decidendo di emanare nuove linee guida sugli alieni e su come gestirà potenziali incontri in futuro. Questa mossa improvvisa ha sollevato molte domande e critiche sul motivo per cui il Vaticano ha scelto di affrontare questo argomento ora. Perché ora? E quale significato nascosto potrebbe avere per la nostra comprensione della vita extraterrestre e dei fenomeni soprannaturali? Come spesso vi ho detto, ovviamente le mie sono supposizioni, non dati di fatto, perché come si suol dire, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Ma in Vaticano, per quanto mi riguarda, sono custoditi tantissimi testi antichi, che se sfogliati, se diffusi, potrebbero svelare grandi cose su quella che è l'umanità, sul perché oggi noi siamo così, sulla manipolazione genetica e su tanto tanto altro. Potrebbero, diciamo, far luce questi testi su tanti, come sono conosciuti oggi, misteri della vita, ok? Quindi io credo che questi libri, questi tomi, questi volumi siano tenuti sotto chiave per un motivo ben preciso, cioè tenere l'umanità nell'ignoranza perenne, per cercare di farli sì ragionare, ma quel tanto che basta per essere magari produttivi nel loro lavoro. Oltre quello, no. Oltre quello, no, perché ovviamente, come noi ben sappiamo, una persona che sa diviene al tempo stesso pericolosa, perché il sapere vi fa diventare pericolosi. Storicamente il Vaticano, c'è scritto, ha mantenuto una posizione cauta sul tema della vita extraterrestre. L'ultima volta che l'ufficio dottrinale del Vaticano ha emanato norme per valutare presunte apparizioni e segnalazioni di eventi soprannaturali è stato, pensate, nel febbraio del 1978. All'epoca il prefetto cardinale Seper disse che le norme erano necessarie dato che le notizie di presunte apparizioni si diffondevano rapidamente grazie, ovviamente, media, no? Tuttavia, negli ultimi anni ci sono stati notevoli cambiamenti in questo approccio. Ad esempio, nel 2008, padre Gabriel Funes, direttore della Specola Vaticana, ha dichiarato apertamente che la fede nella vita extraterrestre non contraddice la fede cattolica. Si trattava comunque di un allontanamento significativo dalle visioni tradizionali e suggeriva un approccio di mentalità più aperta all'interno della Chiesa. Beh, un allontanamento significativo, nemmeno chissà quanto, se poi alla fine si va ad analizzare il testo biblico e si scopre che nella Bibbia si parla di più esseri che dominavano in quel tempo, esseri che per il loro modo di fare, per il loro potenziale tecnologico, venivano letteralmente paragonati a dei extraterrestri. Quindi probabilmente coloro che oggi vengono venerati dalle religioni non erano altro che magari esseri, dal punto di vista tecnologico molto evoluti che hanno popolato un passato. E su questi esseri poi sono stati scritti dei libri, dei testi che poi tramandati, insomma, sono arrivati fino ai giorni nostri e ci raccontano, no, le fiabe che tutti quanti conosciamo. Qui si parla del fatto che comunque anche qui, no, a Castel Gandolfo, dove il Papa ha una villa estiva, c'è persino un telescopio presso l'Osservatorio internazionale, qui si parla del telescopio dell'Osservatorio internazionale dell'Università dell'Arizona. Diciamo che si parla appunto di questo interesse. Molti esponenti della Chiesa dichiarano che è molto probabile che ci sia vita e anche forme di vita intelligente oltre a quella umana, ma dicono che alcuni sostengono che secondo loro non si incontrerà mai un individuo comunque diverso dall'uomo. Ci sono diverse dichiarazioni. Si parla del fatto che loro dicono come siamo noi, stati creati da Dio, cosa in cui, vabbè, ognuno può credere o non credere, credere in ciò che vuole, io non credo in questo. Qui si parla di un Dio che ha creato gli uomini, no?
E quindi queste persone dicono, così come siamo stati creati noi, possono essere state create anche altre creature intelligenti, giusto? Questo non deve essere in contrasto con la fede, perché non possiamo porre dei limiti all'azione creativa di Dio. Qua vabbè, c'è scritto, per dirla con San Francesco d'Assisi, se consideriamo alcune creature terrene come fratello e sorella, perché non potremmo parlare anche di un fratello extraterrestre? Anche lui comunque farebbe parte della creazione. Io credo nella creazione una che viene oggi chiamata Dio. Ma che cos'è Dio? Ecco, anche questo è uno degli interrogativi che insomma mandano in pappa al cervello di tante persone. Per quanto mi riguarda, noi tutti, tutta la creazione, quindi non solo quella umana, tutta la creazione è parte della creazione una. È come se noi fossimo pezzettini della creazione una che si staccano per fare ognuno la propria esperienza. Ma fondamentalmente io sono Dio, tu sei Dio, tutti siamo Dio, tutti siamo parte di quella creazione una. Siamo tutti goccioline dello stesso mare, così la vedo io, dello stesso oceano, così la vedo io. Quindi non penso a Dio come ad un individuo supremo su tutti, perché così andrei proprio a cadere nella sottomissione religiosa, del fatto che io mi devo inginocchiare a qualcuno che è più in alto di me e quindi così vado anche a svalutare me stessa come individuo, no. Io credo più che altro a questa creazione che viene chiamata Dio come all'unione di tutto il creato, che non per forza deve avere l'entità che è superiore a tutti. Uno dei motivi principali per cui il Vaticano potrebbe affrontare la questione ora è la crescente credibilità dei rapporti sugli UFO. I governi di tutto il mondo, infatti, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto gli Stati Uniti, ragazzi, hanno cominciato a declassificare i documenti relativi ai fenomeni aerei non identificati. L'istituzione da parte del Pentagono, e la successiva pubblicazione di video che mostrano incontri aerei inspiegabili hanno aggiunto uno stato, diciamo uno strato di legittimità alla discussione. Il Vaticano, consapevole di questi sviluppi, potrebbe sentirsi obbligato a fornire indicazioni ai suoi seguaci su come interpretare questi eventi in un quadro teologico. Vabbè. Qui si parla dei progressi scientifici e tecnologici, per esempio Papa Francesco sembra essere piuttosto interessato al tema degli alieni. Nei commenti rilasciati verso la fine del 2023, lui sembrava suggerire che gli alieni potrebbero effettivamente essere battezzati. Mamma mia, lui ha dichiarato: se per esempio domani arrivasse una spedizione di marziani e alcuni di loro venissero da noi, ecco, marziani, giusto, verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, proprio come li dipingono i bambini, e per esempio uno di loro dovesse chiedermi: io voglio essere battezzato, cosa accadrebbe? Vabbè, io vorrei veramente commentare con naturale spigliatezza questa dichiarazione, ma non lo faccio per rispetto di voi utenti. Quei marziani verdi con il naso lungo, cioè nelle descrizioni classiche degli alieni che si fanno, ci sono gli occhi grandi, c'è il cranio sproporzionato, ma il naso lungo, quello me lo so persa per strada, ragazzi, eh. Naso lungo, verdi, naso lungo, orecchie grandi. Cioè nella classica raffigurazione dei grigi, adesso aspettate, sono andata a prendere un grigio. Nella classica rappresentazione degli stessi grigi, lasciate le ammaccature, è caduto un centinaio di volte per terra perché ormai viene utilizzato come un soldatino in casa mia. Comunque, vedete, nella classica raffigurazione di grigi, allora il naso non è lungo, le orecchie manco ci sono. Anche nelle descrizioni che hanno fatto tantissime persone che dicono di averli visti. Delle orecchie non si parla quasi mai, si parla più che altro di fuori, anche al posto del naso, fuori. Dove hai viste le orecchie? Cioè, questo non si basa sulle raffigurazioni che sono state fatte, sui disegni che sono stati fatti in base alle dichiarazioni degli addotti, no. Lui si basa sui disegni dei bambini. Vabbè. Almeno ci sono loro che ci fanno ridere, ragazzi. Comunque. Lui ha praticamente detto: noi non, il Vaticano non chiuderebbe la porta nemmeno ad un marziano.
Le nuove linee guida del Vaticano potrebbero essere viste come un modo per preparare i fedeli a potenziali futuri incontri. Da una prospettiva teologica, la scoperta della vita aliena solleverebbe profonde domande sulla creazione, sulla salvezza e sull'unicità degli esseri umani. Sì, perché ancora alcune persone credono di essere le uniche nell'universo, ma povero universo! Affrontando queste questioni in modo proattivo, il Vaticano mira a fornire un quadro coerente che integri queste potenziali scoperte con la dottrina cattolica. Vabbè, oltre agli UFO e agli alieni, si parla sempre più, qui dicono, delle apparizioni e fenomeni soprannaturali. Si dice che la Chiesa ha una lunga storia di indagini e talvolta di convalida di tali eventi. Insomma, nell'articolo viene il tutto spiegato e poi c'è anche una domanda che si fa: ma loro sanno qualcosa che noi non sappiamo? Ragazzi, vi rispondo io: loro sanno una miriade di cose che noi non sappiamo. Ci sono informazioni lì che non sono, come viene qui anche riportato, non sono disponibili al pubblico. Nel corso della storia, il Vaticano è stato depositario di grandi quantità di conoscenza, compresi archivi segreti non accessibili al grande pubblico. E se non sono accessibili, secondo voi perché? Fatevi 2 più 2. E qui c'è scritto appunto che è concepibile che la Chiesa possa essere a conoscenza di informazioni riguardanti la vita extraterrestre o eventi soprannaturali, a cui ritiene necessario preparare i fedeli. Qui poi si parla di diciamo così, di un documentario che io non ho voglia di menzionare perché queste per me sono delle pallonate assurde che non meriterebbero nemmeno di essere menzionate. Comunque, voi che cosa ne pensate? Io vi ho detto come la penso, loro sanno tanto, fanno la parte del sì adesso, sì in questo momento, semplicemente perché anche loro fondamentalmente fanno parte di un'istituzione che è comunque una grande componente del sistema poi generale. Quindi loro hanno una grande parte in realtà in questo sistema ed è tutto calcolato, questo penso io. Voi che cosa ne pensate invece? Fatemi sapere tutto quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video.